Buongiorno, sono qui per presentarvi il nuovo numero delle grandi storie Bonelli, che è dedicato ancora una volta a Tex, e per il quale abbiamo scelto una storia un po' insolita, una storia a cui io tengo molto, in effetti. Mi fu commissionata da Sergio Bonelli in persona, che voleva in quel momento un western di Tex, sì, classico, ma un western adulto. Aveva appena visto The Missing, un film di Ron Howard. Vi conoscete Ron Howard, che faceva Ricky in Happy Days e poi è diventato un grande regista, e questo è il suo film forse più drammatico e sperimentale, tratto da un eccellente romanzo western. Ora, chiaramente io non potevo copiare quel film, ma Bonelli mi chiedeva di scrivere una storia che potesse richiamare in qualche modo le atmosfere del film The Missing e anche di alcuni capolavori della cinematografia western, come i film di Robert Aldrich, che lui piacevano molto. Ebbene, in questa storia, come vedete, trasse dunque ispirazione da quelle tematiche per raccontare una storia di Tex parecchio tesa, drammatica, tragica. Addirittura nella pubblicità che noi abbiamo messo in rete per questo album lo definiamo una tragedia greca in salsa texana, o texiana, perché riguarda il nostro eroe, che vediamo in due momenti diversi della sua vita. Quando era un giovane ranger, in una scena altamente drammatica all'inizio, e poi, nella maggior parte della vicenda, Tex, quale noi siamo abituati a conoscere ormai da solo, che si accompagnerà a una raccogliticcia squadra di assistenti, cowboys, vaqueros, addirittura rurales, e soprattutto lo scout indiano Silent Foot. In questo lavoro sono stato supportato, naturalmente, e questo fa l'80% del risultato in un fumetto come si deve, dagli straordinari disegni in bianco e nero di Corrado Mastantuono, che ha creato veramente personaggi indimenticabili come la stessa Ada Stark, la protagonista di questa storia, e il nemico. Il nemico è un Comanche, Charvez, che all'inizio della storia, 16 anni prima, rapisce e violenta Ada. Da questo incontro drammatico nascerà un figlio, Daniel, e Charvez, questo Comanche inesorabile e dotato apparentemente, secondo i suoi seguaci, di poteri magici, rapirà Daniel per farlo diventare, come lui, un guerriero sciamano. Bene, la storia racconta la ricerca da parte di Tex, Ada, Silent Foot e altri compagni che raccolgono durante il percorso, cowboys, vaqueros, rurales, di Daniel e la loro lotta contro questi irriducibili Comanci, che vanno oltre confine nel Messico, in una zona ormai totalmente magica, dove domina la magia indiana, dove Tex con la sua forza di volontà dovrà affrontare la forza di volontà dell'avversario. Ci sono delle situazioni molto estreme, realizzate benissimo da Mastantuono, anche a volte oniriche e molto tese, dove Tex, lo vedrete, si trova veramente a un passo dalla morte. E questo fa di questa storia, appunto, un prodotto abbastanza singolare nella tematica texiana, perché è un classico moderno come i film violentissimi di Aldrich, o appunto il citato The Missing. Non posso dire altro che vi lascio ora alla lettura di questo libro e alla visione di un trailer che Davide Pettani realizzò all'epoca della sua prima pubblicazione, una decina di fa, e che vi presenterà l'inizio, cioè il rapimento drammatico di Ada da parte del Comanche Charvez. Buona lettura e sostenete le grandi storie Bonelli. Il prossimo numero riguarderà Zagor in una storia di Ferri e Burattini. Mm-hmm.